Volevo salutare questo pubblico di domenica che si ritrova qui con noi con grande gioia, con grande giubilo che questa è la Costa Bella. Lei è argentino o spagnolo, sentendo un po' la sua cadenza? No, io sono del Treviso, solo questo è il linguaggio del Papa che noi sacerdoti abbiamo voluto adottare per stare più vicini. È un linguaggio un po' diverso da quello di Ratzinger. Io stavo molto e allora noi invece più di gioia, più aperto alla gente, e noi naturalmente che siamo d'accordo con per esempio Papa. Cosa ne pensa adesso a parte il matrimonio gay, però comunque da parte di Papa Francesco c'è un'apertura sull'omosessualità, lei come base della Chiesa cosa ne pensa? Naturalmente che noi siamo d'accordo e diciamo che gli omosessuali non vanno ghettizzati, anzi vanno aiutati, anche se, me lo lasci dire, sono una parte minoritaria, una parte strana, mi lasci dire anche, sono un po' una parte malata di questa società. Non è la parte questo. Malata, è una parte come gli altri, però io dico appunto che vanno accettati, vanno aiutati a reinserirsi, magari vanno messi tutti insieme, vanno aiutati dalla Chiesa a stare tutti insieme, a pregare in una Chiesa, magari in un posto un po' isolato, che ci sono tanti posti isolati, abbandonati, dove possono riflettere su questo loro peccato, su questa loro malattia. Non è una malattia, è brutto che lei si esprima così, comunque. Affinché anche possano liberarsi da questo peccato e anche rendere anche libera quella parte sana della società umana, la parte sana fatta di uomini che si sposano con le donne e di donne che si sposano con gli uomini per fare figli, per procreare, non per accoppiarsi solo sessualmente come animali senza nessuna finalità più alta, diciamo, perché se è così Dio avesse voluto creare l'uomo e la donna solo per accoppiarsi in forma sessuale come animali, avrebbe fatto con la donna senza l'utero. Invece l'utero la donna ce l'ha e l'omosessuale no. E allora noi possiamo fare, possiamo pregare affinché l'uomo possa guarire o affinché possa le spunti l'utero e possa... Certo, io sto parlando degli omosessuali uomini perché gli omosessuali donne l'utero ce l'hanno, certo, e allora preghiamo affinché invece le donne possano trovare un bel maschio che le possa saziare e questa fame sessuale, queste omosessuali donne che sono sempre... E si possano così finalmente da questa fame risalire e tornare alla procreazione e alla riproduzione dell'essere umano, ecco, invece di andare così alla ricerca del bastoncino del capitano, che mi sembra una cosa invece un poco triste. E invece per quanto riguarda